Live Social. Amici di Live Social, bentornati, ben trovati qui Virginia per Radio News 24. Anche oggi tante interviste, tante storie qui a Live Social, ai nostri microfoni, sempre tantissimi ospiti d'eccezione. Con me in questo momento in linea Anna Godeassi, illustratrice. Con Anna parleremo un po' della sua formazione, il suo percorso, qual è il suo mood, il suo stile e qual è l'esperienza, insomma, che ha già fatto, i progetti futuri, insomma, tutto questo insieme ad Anna. Intanto vi ricordo la pagina Facebook Live Social e gli hashtag interviste e storie. Ciao Anna, ben trovata. Sì, ciao, buongiorno. Ciao, allora grazie per essere qui con noi a Live Social, grazie che ci porti la tua esperienza e ci fai un po' sognare con quelle che sono le tue illustrazioni. Insomma, tu sei un'illustratrice. Che cos'è un'illustratrice? Di cosa si occupa, Anna? Allora, diciamo che l'illustratore fondamentalmente illustra, disegna, racconta un testo, quindi spiega con dei disegni quello che un testo che in genere è a suo lato. Certo. Sì. Quindi le tematiche che in genere si rappresentano possono essere delle tematiche culturali, di economia, anche di medicina, di benessere, sono le più disparate. Qual è lo scopo dell'illustrazione secondo te? Diamo un vero significato e un valore giusto a quello che è l'illustrazione. Insomma, io adoro l'illustrazione, adoro quando c'è una traduzione comunicativa, no? In varie vesti. Quindi invece tu cosa ne pensi al riguardo? Dal mio punto di vista e per come poi io porto avanti il mio stile, racconto sicuramente con delle immagini quello che il testo a parole racconta, e in più creo un percorso parallelo in cui aggiungo al testo scritto una finestra che dà un punto di vista particolare al racconto o al testo, insomma, a cui si riferisce. Quanto aiuta il supporto tecnologico in questo settore? Aiuta tanto, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione, nel senso che accelera molto tutta una serie di passaggi che sono appunto la creazione di collage, certo, digitali. Il flusso di lavoro, insomma. Sì, una volta si dava molto tempo e anche molto più denaro per un'illustrazione, perché magari ci si metteva appunto una settimana, perché poi l'impaginato, mentre ad esempio negli impaginati ora il computer ti dà già il layout, certo, sai già, e in più se realizzi dei collage digitali come alle volte faccio io, se devo ridimensionare un elemento non lo devo ridisegnare, semplicemente lo ridimensiono con il computer, insomma. Ecco, se tu dovessi dare in qualche modo un nome a quello che è il tuo mood, il tuo stile, quale daresti? Come lo individueresti? Come lo descriveresti? Beh, io direi onirico, metaforico, surreale. Quindi questo è un po' il tuo mood, insomma, per la tua firma, sì, mettiamola così. Allora Anna, sì, hai dei progetti futuri, insomma, delle proiezioni che ti dai, obiettivi? Ma in questo momento ad esempio sto realizzando dei video e continuerò a farli, per cui fa parte della mia progettualità futura per Roche, la casa farmaceutica, e sto progettando anche la mia prossima mostra che raccoglierà tutte le immagini che realizzo mensilmente per Marie Claire. Ah, quindi che meraviglia! Questi sono i due progetti. Quindi, insomma, sì, andiamo a dare subito i canali social, perché sicuramente metterai, insomma, date dell'evento, della mostra personale per venirti, sì, certo, ad ammirare e ad applaudire. Allora, Anna, vado a dare appunto Facebook Anna Godeassi staccato, mentre Instagram è sempre nome e cognome, però attaccato, Anna Godeassi. Abbiamo anche il sito web www.annagodeassi.com e l'email legata comunque al sito info@annagodeassi.it. Attraverso comunque questi canali possiamo contattarti, scriverti e seguirti. Insomma, sicuramente ce ne sarà di materiale da ammirare. Io ti ringrazio davvero per essere stata con noi. Grazie. Grazie a voi. Ciao, a presto Anna, ciao, buon lavoro. Ciao. Grazie anche a voi. Ciao. Live Social.